La Lega a Palermo va punta dritto su Scoma, questo vuol dire che insomma le strade con Fratelli d'Italia si sono divise o ancora c'è secondo lei margine per rientrare? Mi auguro che si possano ricondurre le legittime candidature esternate da ogni partito all'interno del centrodestra ad una ricomposizione nella speranza di poter trovare una candidatura unitaria. L'unità del centrodestra rappresenta un'assoluta priorità per Fratelli Italia, sono certo che rappresenta un'assoluta priorità per la Lega, per Forza Italia, per l'UDC, per i movimenti autonomisti, e quindi la nostra speranza è che si possa ricomporre il quadro. Se questo non dovesse accadere, ovviamente ognuno farà le proprie legittime valutazioni. Però voi mantenete, diciamo, la candidatura della Varchi, ma questo laboratorio politico di Salvini come lo vede? Voi non ci siete in questo? Noi lo abbiamo sempre detto da quando Giorgia Meloni, all'interno di un gremito teatro di Palermo, ha lanciato la sua candidatura, esternando ai partiti del centrodestra la nostra proposta politica. Una persona preparata, una bravissima parlamentare nazionale, una bravissima professionista che credo abbia tutte le caratteristiche per governare la quinta città d'Italia. Lo facciamo con grande determinazione ma con altrettanta umiltà. Credo che ci sia un momento di confronto all'interno dei partiti del centrodestra, all'interno del quale poi si faranno le opportune valutazioni. Per quanto riguarda la proposta di Matteo Salvini, che noi certamente rispettiamo ma che ovviamente non interessa Fratelli Italia, che ha imboccato una strada con grande coerenza, continuerà a farlo nell'imminente futuro. Senta, Musumeci resta il vostro candidato alla presidenza della regione? Musumeci rimane il nostro candidato alla presidenza della regione, perché questo è quello che è puntualmente accaduto in tutta Italia, laddove un presidente uscente legittimamente ripropone la propria candidatura. Una persona onesta, per bene, che credo abbia amministrato la nostra regione all'interno di un contesto drammatico con quello che è accaduto in questi ultimi anni, dalla pandemia all'emergenza economica e finanziaria. Mi auguro anche che su questo tema si possa poi ricomporre il quadro.